Fusione, 5 fusione, 4 eccoli in campo. Vediamo Esordienti 2003. L'allenatore Luca Ceccani, vice allenatore Alex Bossi, Vincenti Paolo Bossi. A seguire Esordienti 2002. Allenatore Alessandro Bertoni, preparatore atletico, centro dei Cavalconi, dirigenti Giacomo Marchio e Andrea Zanollo. A seguire Giovanissime Regionali di 2001, allenatore Hermes Girardi, preparatore atletico Nicola Bertolani, dirigenti Sebastiano Dolci, Fabio Farina. Il settore giovanile, il responsabile del settore giovanile è il signor Sergio Piccatti. Grazie al suo lavoro, grazie Sergio. Il segretario del settore giovanile Roberto Stocchi, il responsabile del magazzino Franco Bassi. Ringraziamo anche gli autisti dei bambini che durante tutta la settimana accompagnano le nostre gatti agli allenamenti. Pietro Arrigo, Gassani Danilo, Orbezzini Carlo, Leroni Tornato, Bianchi Giampaolo. Grazie anche a loro per il tempo che dedicano tutta la settimana ad andare a prendere i ragazzi per poter avvicinare questo sport. E a questa famiglia biancorossa continuiamo con i giovanissimi regionali A, anno 2000, allenatore Stefano Bergamini, preparatore atletico Andrea Boccaccini, dirigenti Renato De Santi, Tommaso Covella. Giovanissimi regionali A, anno 2000. Ai giovanissimi nazionali, allenatore Massimo Carli, vice allenatore Nicola Lazzari, preparatore atletico Andrea Bocaccini, assaggiatore Ennio Benedetto, dirigenti Attilio Bassi e Stefano Bastica. Giovanissimi nazionali. Delle finali nazionali, domenica ritorno dei sedicesimi contro la
Davanti in salò. Allievi nazionali. Allenatore Ciccio Bracciani. Vice-allenatore Nicola Bandara. Preparatore atletico Nino Arancasi. Preparatore portieri Samuel Bernieri. Dirigenti Giampaolo Pavarini, Daniele Cedoli, Stefano Cavalli. Allora, nazionali domenica di ritorno hanno vinto 2-1. Hanno vinto 2-1 a Pro domenica scorsa. Gli allievi nazionali. Battuta del proprio girone e ora impegnata nelle finali nazionali, sabato il ritorno dei Casali con la Cremonese, andata 2-2, finita la Veretti, allenatore Emilio Bonetti, preparatore tecnico Francesco Caprini, preparatore portiere. Richiedo un forte applauso per il gruppo del settore giovanile. Grazie. Grazie a voi, grazie al centro delle vicinanze, grazie alle famiglie che credono nel progetto Mantova. Grazie a tutti i collaboratori, i dirigenti, agli artisti e sportivi, all'ingegno che c'è dietro sempre a tutto ciò che è il mondo calcio di una società seria, importante. È presente con noi l'amministrazione, l'assessore dello sport del comune di Mantova, il signor Enzo Tonghini, e l'invito assieme a quella che è la prima squadra della società, come dirigenti e collaboratori, responsabili di campo De Marfelli, Silvano Coppini e Giorgio Fontella. Impegno per le domeniche, per tenere sempre in ordine, le reti a posto. Grazie a Silvano Coppini e Giorgio Tortella, collaboratori marketing e comunicazione, Alessandro Tanassi e Davide Baccari. Un ringraziamento particolare lo voglio fare per Alessandro Tanassi, visto che è colui che riprende tutte le domeniche con la telecamera, ascoltando in piccionaria vicino a me, nonché tutte le immagini che vedete e che vedrete sul maxi schermo sono comandate da lui. Grazie Alessandro. Adesso stampa Matteo Dani.
secretario esportivo Andrea Barbiani. Grazie Andrea per il lavoro, per il tempo. Assieme ad Andrea, nello stesso posto della segreteria, vicini a confabulare, il segretario generale Laura Vaccari. Il responsabile area fiscale Leonardo Guaglia. Il responsabile area legale l'avvocato Carlo Pegoraro. Il direttore sportivo Alfio Mallicioni. Il direttore generale Alessandro Cusi. Grazie Alessandro. L'amministratore delegato Federico Bosi. Il vicepresidente, il signor Giambattista Tirelli. Il presidente onorario Bruno Pompieri. E un saluto va al presidente Lodi, che purtroppo è ammalato e non può essere qui con noi a festeggiare. Si è ammalato, non ce la fa. Staff della prima squadra, responsabile magazzino Dante Marzinetti e Davide Carabori. Il team manager Marco Maratti e Alberto Mascotto. I massaggiatori Paolo Belinghieri, Marcello Croci, Moreno Benedini. Il medico sociale, il dottor Enrico Mallardini. I preparatori atletici, Elia Berti e Corrado Perini. Francesco Valpieri.
Yeah.